l'ho presa tra la mano, no? Così il suo volto, le dico: Leonella, cosa c'è? Dimmi, coraggio. E lei dice: perdono, perdono, perdono. Questa consorella racconta gli ultimi attimi di vita di Suor Leonella in Somalia, paese lacerato dalla guerra civile e dall'estremismo islamico, dove lei, Leonella, missionaria della consolata, si era trasferita dopo essere stata anche in Kenya per formare infermiere. Nella parola perdono, ripetuta 3 volte, rivolta ai fondamentalisti religiosi che poco prima avevano aperto il fuoco contro di lei, era il 17 settembre 2006, è racchiusa la testimonianza di fede di Leonella Sgorbati. Le è stato riconosciuto il martirio in odio alla fede e oggi a Piacenza, sua terra d'origine, è stata proclamata beata. Beate nomine imposterum appelletur. Chi l'ha conosciuta la descrive radicale nel suo sì al Signore, sono le parole della postulatrice del processo di beatificazione e da sempre vicina ai giovani. Potrei dire che è la donna del sorriso, la donna dell'accoglienza sempre pronta e dell'aiuto sempre pronto. Attenta a tutti, a tutti i bisogni. Eravamo insieme, era proprio una donna santa. A rappresentare Papa Francesco nella cerimonia di stamattina il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. È una testimonianza che incoraggia tutte le consorelle ad essere testimoni credibili del Vangelo in missione, ma tutti noi a essere sante come lei. Suor Leonella ha manifestato il significato proprio della sua fede, che lì in Somalia tutto quello che è successo poteva anche scappare, ma non è scappata. Non è scappata, ha continuato la sua missione, convinta che il dialogo con l'altro sia sempre possibile. Anche i musulmani, nella loro religione vera, c'è questo, cioè Dio è misericordia, Dio è tolleranza, Dio è amore. Non ci dovrebbero essere difficoltà a lavorare insieme, non ci sono, per noi non ci sono qui.